85, ma soprattutto con lo 0 nelle caselle della, nella casella delle penalità. E qui un binomio che ha molto ben impressionato, quello formato da Sua Altezza Reale il principe Bin Metab al Saud Abdullah, con Obelix, castrone olandese di 12 anni, acquistato tra l'altro da pochi mesi dalla scuderia saudita di proprietà del principe. I paesi arabi hanno una grande tradizione nella monta, sia nel salto ostacoli, sia nel galoppo. Ovviamente la Godolphin è la scuderia di proprietà dello sceicco del Dubai, ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed Al Maktoum, marito di Aya di Giordania, la principessa che giusto un anno fa è diventata mamma per la prima volta, principessa di Giordania, presidentessa della Federazione Equestre Internazionale. Tra l'altro Sheikh Mohammed ha gareggiato anche in Italia nell'Endurance, mentre qui il principe Al Saud festeggia con Obelix il percorso netto. Prenderà il via per penultimo, dunque con tanti punti di riferimento. Dietro di lui, o meglio davanti a lui, soltanto Fabio Crotta con Horizon du Rock, che partirà per ultimo. Bellissima immagine qui del cavaliere saudita che abbandona le redini per abbracciare quasi il suo compagno di gara. Ancora dettagli del pubblico del Parco Novi Sad. Siamo praticamente all'esterno della cinta muraria di Modena. Quella che era